come un terremoto che abbia scrollato queste due case di Barletta. Le spiegazioni sono parecchie. Chi parla di un infarcimento di pioggia in vecchie crepe, chi di una raffica di vento che, abbattendo il soffitto di un terzo piano, avrebbe determinato il doppio crollo. Proprio queste volte a botte hanno dato una tragica spinta, venuto meno l'appoggio del muro di spina. Sono trascorsi 65 anni da quell'8 dicembre del 1952 quando in una barletta bagnata da piogge torrenziali 17 vite innocenti morirono al crollo di un palazzo di Via Magenta. Il fatto, raccontato nelle crude immagini delle testate giornalistiche dell'epoca, nazionali e locali, commosse l'Italia intera. I sacerdoti della parrocchia di Sant'Agostino, tra i quali Don Michele Morelli, scomparso lo scorso anno, furono tra i primi soccorritori. Il tragico bilancio fu di 17 morti, 11 feriti e tra questi una bambina di 5 anni che rimase orfana e che fu poi adottata da una famiglia di Trinitapoli. È nel ricordo di queste vite spezzate che si è aperto da alcuni anni un percorso di commemorazione per tenere sempre vivo quel ricordo di mala edilizia che a metà dello scorso secolo squarciò il volto della città della disfida. Lunedì prossimo alle 19 sul luogo della tragedia sarà celebrata una messa di suffragio voluta dal parroco della parrocchia di Sant'Agostino, Don Gennaro di Corato, e dalla comunità parrocchiale, e subito dopo sarà scoperta una lapide commemorativa. E così la messa diviene non solo occasione per commemorare i 17 morti del crollo del 1952 in Via Magenta, ma anche un monito per l'intelligenza umana, affinché Barletta non pianga altri morti di mala edilizia dopo i 58 del 16 settembre 1959 in seguito al crollo in Via Canosa e i più vicini nella memoria storica della città, le 5 vite spezzate il 3 ottobre del 2011 in via Roma mentre lavoravano in un laboratorio calzaturiero. Nel 1952, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di quell'anno, avvenne un crollo in via Magenta, crollo evento drammatico nel quale 17 persone persero la vita. Noi già abbiamo vissuto dei momenti di riflessione e di memoria sulle vittime del crollo di Via Magenta del 1952. Lo abbiamo fatto nel mese di novembre scorso. Siamo stati al cimitero, proprio sulle tombe dove riposano i resti mortali delle vittime di quel crollo, e poi il primo dicembre successivo abbiamo vissuto qui in parrocchia una giornata di memoria e di riflessione guidata dal giornalista Nino Vinella e poi anche dal signor Michele Grimaldi, che è responsabile dell'archivio di Stato di Bari, però per la sezione di Barletta. E noi che cosa abbiamo intenzione di fare come comunità parrocchiale? Di celebrare un momento di commemorazione che si terrà il prossimo lunedì 7 maggio, celebrando la messa lì alle ore 19 in via Magenta, e al termine di questa celebrazione eucaristica ci sarà proprio il momento di commemorazione con lo scoprimento e la benedizione della lapide, su cui sono riportati i 17 nomi delle vittime, anche la loro età, distribuiti anche secondo il nucleo familiare. Poi ci sarà anche un riferimento a Don Michele Morelli, che è stato parroco di questa comunità, che allora era vicario parrocchiale, fu proprio uno dei primi ad intervenire, a prestare i primi soccorsi lì alle persone che erano rimaste vittime, insomma, di questo evento drammatico, tragico, ed erano rimaste sotto le macerie. Quindi il desiderio della comunità parrocchiale di Sant'Agostino è proprio di vivere questo momento di riflessione, di memoria, per ricordare queste vittime, questo evento che comunque ha segnato tanto tempo fa la storia, insomma, della comunità cittadina di Barletta. Grazie per la premura e l'affetto che ha voluto manifestare verso la mia persona, in special modo in questo periodo segnato dalla fragilità della malattia.
È morto la notte scorsa all'età di 66 anni dopo una dolorosa malattia Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Castoro era anche presidente di Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale voluto da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, e direttore generale dei gruppi di preghiera San Pio da Pietrelcina. La salma del vescovo è stata esposta nella mattinata nella Cappella Grande di Casa Sollievo della Sofferenza e dalle ore 12 durante la mattinata ci sono stati momenti di preghiera organizzati dai cappellani e dalle suore dell'ospedale. Subito dopo la salma sarà trasferita a Manfredonia, dove sarà esposta nella cattedrale dalle ore 16 di oggi fino alle ore 13 del 7 maggio. I funerali si terranno alle ore 16 del 7 maggio a San Giovanni Rotondo, presso la chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina. Padre Pio TV trasmetterà il rito in diretta. 6 quadri scenici e 2 spettacoli, danza aerea ma anche acquatica, videomapping e 500 figuranti, cavalli e interazione scenica con il pubblico. Queste e molte altre le novità previste nel corteo storico di San Nicola in programma lunedì 7 maggio. Anche quest'anno la direzione artistica è stata affidata alla coreografa Elisa Barucchieri e alla Doc Servizi, vincitrice del bando biennale. Una Elisa Barucchieri molto commossa ha presentato il corteo storico 2018, dedicando questa edizione a Emanuele Fasciano, Antonio Lorusso, Maria Visitano e Michele Tatolo, deceduti in un incidente stradale il 7 maggio scorso mentre raggiungevano Bari per assistere al corteo, ma anche al comandante della polizia locale Nicola Marzulli. E quest'anno ho voluto guardare molto dove lui rappresenta l'uomo, cioè l'uomo maschile e il nuovo uomo, perciò proprio quello universale di nuovo, no? Perciò proprio la forza di guardare i segni piccoli, l'uccellino che va sulla spalla del figlio del capitano per indicare che la rotta è quella giusta, un imperatore nella sua infallibilità che quando capisce di aver condannato ingiustamente a morte delle persone fa un passo indietro e quindi si ritrae dal suo ruolo di infallibile, di orgoglio a nome della verità e della giustizia. Un mare che dovrà essere portato da tutto il popolo di Bari, perché se no non arriva, perciò proprio l'idea della condivisione. Perciò stiamo lavorando in questa maniera, è l'unione col mondo ortodosso, perciò siamo molto, molto, molto fortunati, emozionati di un inserimento, di un contributo da parte anche dei monaci che ci hanno offerto una preghiera in russo e abbiamo figuranti russi, perciò proprio una ricchezza di questo ponte Oriente-Occidente. Siamo stati un po' precursori di un riconoscimento nazionale, ora internazionale col Papa, e siamo molto molto emozionati di questo. Sottoscritta con la provincia la convenzione per l'assunzione presso l'ospedale di Foggia entro il 30 aprile del 2019 di 67 persone attraverso le modalità relative agli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità. Secondo il delegato provinciale per il lavoro Giuseppe Mangiacotti, tutto questo grazie all'impegno della dirigenza degli ospedali riuniti di Foggia, al sostegno del presidente della provincia Francesco Miglio e alla collaborazione dei dirigenti e funzionari dell'amministrazione provinciale. Al termine di un complesso iter amministrativo che ha permesso di raggiungere un importante risultato, abbiamo messo fine, continua Mangiacotti, ad una situazione che non era più tollerabile per la tutela dei diritti delle categorie protette. Si tratta finalmente di dare piena attuazione ai principi previsti dalla legge 68 del 1999 riguardanti le norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili, ma soprattutto si tratta di un primo passo verso lo sblocco di una situazione di stallo anche nei lavori della Commissione Provinciale del Lavoro, che di fatto manteneva bloccate le opportunità di lavoro per le categorie protette. Alla firma della convenzione erano presenti per gli ospedali riuniti il direttore generale Vitangelo Dattoli e il direttore amministrativo Michele Ametta, mentre per la provincia, oltre al delegato e presidente della CPL Giuseppe Mangiacotti, anche il dirigente del settore politiche del lavoro Giovanni Dattoli, assistito da Giuseppe Ferrarelli e da Katia Patricelli.
Amici tra i Bimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che ancora vedrà questo centro di bassa pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, attivo sul nostro paese, ma in qualche modo in attenuazione, in esaurimento. Quindi, seppur gradualmente, il tempo inizia a migliorare. La nuvolosità, come vedete, sarà molto meno diffusa e molto meno compatta, quindi tornano finalmente anche delle belle schiarite. Però, nelle ore pomeridiane saranno frequenti gli acquazzoni e i temporali, quindi vediamo la previsione sulle precipitazioni, che appunto saranno sicuramente meno presenti e meno insistenti rispetto ai giorni precedenti, però specie nel pomeriggio sarà un fiorire di temporali acquazzoni nelle zone interne, ma localmente coinvolgeranno anche la fascia costiera. Comunque, ripeto, la situazione va lentamente migliorando, quindi in definitiva giornata sì ancora piuttosto variabile, ma queste piogge, queste acquazzoni saranno meno diffusi, meno intensi, di breve durata e più che altro concentrati nelle ore pomeridiane, il tutto alternato ad ampie aperture. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, nubi irregolari con temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.